C'era il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, Davide Faraone, questa mattina nei locali della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di via Butera Gela, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2016-2017. Il rappresentante del governo Renzi è stato accolto dal dirigente scolastico Agata Gueli. I migliori provvedimenti vengono fuori se si gira tanto, si ascolta e si vede com'è la scuola nella realtà. Per cui lo sto facendo, sto girando e Gela è una tappa importante in questa direzione, quindi mi fa piacere questo. Dopodiché naturalmente abbiamo le carte in regola per raccontare una riforma importante, un investimento molto forte sull'istruzione che è in controtendenza con tutto ciò che è accaduto negli anni passati in cui si è tagliato sulla scuola. Noi abbiamo grandissima fiducia negli insegnanti, nel personale amministrativo, nei dirigenti e quindi sappiamo di avere una classe dirigente della scuola all'altezza e competitiva rispetto a tutto il mondo. E dopodiché naturalmente bisogna investire sempre di più, cosa che abbiamo fatto, perché per tanti anni la scuola è stata lasciata sola dalle istituzioni. E faccio riferimento ad esempio agli edifici scolastici, noi abbiamo ereditato un patrimonio di edifici che era veramente problematico. Abbiamo investito 7 miliardi e 4 su questo settore proprio perché sapevamo che eravamo tanto indietro e quindi è stato uno degli investimenti più grandi. In più stiamo investendo sulla didattica e sugli interventi, ad esempio l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo presentato qualche giorno fa dei dati importantissimi, quasi 700.000 ragazzi andranno in alternanza a scuola. Io credo che siano finalmente strumenti per rilanciare la scuola. Tutto lo 01, che è quello che è l'impegno per legge che deve mettere a disposizione l'ASP per i ragazzi e le ragazze autistiche, è stato effettivamente investito per intero. Naturalmente l'auspicio è che si possa andare anche oltre lo 01 se ce n'è bisogno, e siccome in questo territorio ce n'è bisogno, io credo che bisogna fare uno sforzo ulteriore per mettere in campo altre azioni, altre misure per i ragazzi autistici. Per cui credo che l'impegno ci sia, si tratta, tra l'altro in legge stabilità nazionale metteremo risorse sia sulla non autosufficienza che sulla legge sull'autismo. Per cui non ci sono più scuse. Come ogni anno, il dirigente scolastico Agata Gueli, in occasione dell'apertura del nuovo anno, ha proposto un tema che sarà sviluppato durante l'anno nelle singole discipline e nelle attività curriculari. Se l'anno scorso si era puntato sulla diversità e sull'inclusione attraverso un percorso intitolato Identità e Integrazione, questo nuovo anno, partendo dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, l'attenzione sarà posta su un percorso dal titolo Costruiamo un nuovo umanesimo.